Ciao, benvenuti sul mio canale Vivere Verde Vegan. E mi trovo in un'area sosta camper che si chiama Il Paradiso, che si trova a Cologna in provincia di Teramo. Sono ritornata ancora una volta nelle vicinanze della mia città, non mi andava di allontanarmi troppo, anche perché questa è la seconda uscita che faccio da sola in camper. E onestamente non mi sono portata dietro neanche i miei due cagnolini perché non avevo voglia di. Come si dice, starvi appresso, scusate, purtroppo capita a volte di voler rimanere soli, soli, soli. Avevo proprio bisogno di relax, tant'è che avevo intenzione di fare un relax completo, nel senso che non avevo voglia, neanche voglia. Non mi andava di fare neanche i video, volevo proprio rilassarmi, ma è successo un fatto veramente molto gradevole dal punto di vista visivo, nel senso che è passato un camper ieri sera, l'ho visto e sono rimasta a bocca aperta. Ho detto no, caspiterina, cioè praticamente uguale al mio teofrasto, è identico, spiccicato, sputato, identico. Io ho già conosciuto queste persone, i proprietari di questo camper, mi sono fatta due chiacchiere con loro e ho chiesto se potevo venire, appunto, potevo andare a fare il video e farvi vedere questo camper. Perché è un camper che è rimasto originale, così com'era. Io quando ho acquistato questo camper era un disastro, quindi chi ha seguito i miei video sa che era pieno di adesivi, quindi ho dovuto smantellare tutto e quando l'ho riportato alla sua originale funzione, chiamiamo così, ho dovuto rimediare con i colori perché era tutto appiccicoso. Invece questo camper che è passato ieri è il camper originale dal punto di vista 100% ed è rimasto intatto nelle sue forme, nei suoi colori. Quindi io sono veramente curiosa di entrare all'interno di questo camper per vedere. Io non ancora ho visto niente, quindi anche per me sarà una sorpresa. L'unica cosa che mi hanno detto, hanno cambiato giusto giusto il frigorifero, ma mi sembrava anche giusto, d'altronde ha tutti quegli anni che ha, quindi se non funzionava era giusto cambiarlo. In questo momento sono in spiaggia e quindi aspetto un attimo che rientrano e vado a fare questo video, così vi voglio far vedere com'era il teofrasto, chiamiamolo così, il camper, nella sua origine, senza cambiamenti. Tra le altre cose, ho visto un camperino vintage che è passato 10 minuti fa e con un adesivo in alto a destra dove c'era scritto "Poveri ma belli". Sono andata subito a vedere se erano sui social, non ho trovato nulla, però dopo se riesco, se si fanno avvicinare, perché giustamente non è che vado, mi presento e tutti mi fanno entrare, quindi spero che vi facciano entrare anche loro, così vi mostrerò due camper vintage e buona visione, ci vediamo più tardi. Ripensandoci bene, perché non andare in spiaggia? Ripensandoci bene, adesso quasi quasi ci vado anche io in spiaggia. Che sto a fare qua dentro? Quello che dovevo fare l'ho fatto, devo soltanto aspettare, quindi mi vado a fare un tuffo. È ancora così, eh? Cioè, così come l'ha comprato? Finalmente entriamo all'interno del fratello gemello di Teofrasto. Eccoci qua. Buonasera. Allora, davanti a me ho il signore Eugenio che ha questo bellissimo camper uguale al mio. È bello perché i vintage sono tutti belli. Sì, 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 sì. Hanno sempre comunque una storia da raccontare, giusto? Tanti anni, sì. Tanti anni. Da quanto tempo ha questo camper? Io c'ho dal 94. Dal Sì, 1994, quindi sono quanti anni? In matematica sono una quasi una schiappa. trentina. Quasi 30 anni che usa questo camper 37-38 anni. e non l'hai mai cambiato. Perché No, questo? mi ci trovo Ti bene. ci trovi bene, perfetto. Andiamo a fare una visita Prego, dentro. prego, si accomodi. Prima Provo lei, primi padroni. Permesso, a guardare. Avanti. permesso. Facciamo scendere. La pasta, sto girando. C'è la signora che sta cucinando la pasta, Nadia. Permesso. Avanti. Oh, allora la disposizione è uguale alla mia, Più o meno credo di effettivamente. sì.
Sì, anzi, vedo che questo è anche abbastanza alto la mansarda, la mia è un pochettino più bassa, quindi è ancora più alto questo Non modello. saprei, questo è un modello che ha 3-4 anni meno del tuo, in poche Sì, parole. in poche parole sì, c'ha Perché anche la 3-4. cabina cambia, se tu fai caso, questo è Adesso è molto più buia. comodo da guidare. Sì, vedo che comunque i sedili sono sicuramente migliori, sì, perché è un modello diciamo più Questa cambia la nuovo. guida, è più leggera da guidare, me l'hai Sì, capito? I è più leggero. primi, quelli primi Cioè il posti erano un po' più. servosterzo No, però questo? è stato fatto in modo che non è duro, questi sono leggeri, sono da guidare. Accendere la luce, così ci vediamo di più. Ok, perfetto. Allora, disposizione dinette uguale al mio. Sì, più o meno. I mobili sono le ante, sono differenti. Tutta Questa è tutta roba originale comunque. roba originale, quindi è rimasta intatta, non gli hai fatto nessun tipo di lavoro. Mi hai detto il frigorifero l'hai ricambiato perché adesso questo è più nuovo, ma vedo Sì, anche questo è che è più più grande. Più, questo è grande. più grande, questo è capacissimo. Dopo c'è un bel freezer Ah, dentro, vedi, che è grande. bellissimo. Eh sì, c'è un bel freezer. Sì, Questo bello. l'ho sostituito. Bello, ma quando l'hai sostituito hai sostituito tutta la cucina? No, ho fatto le modifiche, l'ho allargato, ma se no prima qua Ah, arrivava più o meno. L'ho infatti. fatto le modifiche, l'ho allargato. Quindi ha fatto la modifica alla cucina, allargata e ci ha potuto mettere il Sì. frigorifero più grande. Questo potrebbe essere una buona idea anche per No, me. questi frighi qua sono funzionali, molto più comodi e più grandi. Questo è 90 litri, mi sembra di 90 vedere. Sì, mi litri. sembra 80-90 litri. E mi stava dicendo oggi Eugenio che lei, ti posso dare del tu, Ma facciamo perché prima, scusami, stupido, che tu usi praticamente la stufa a gas tranquillamente in montagna, la notte lo perché tieni anche il acceso frigo lo e il stesso. frigorifero uguale, Sì. perché sono modelli tranquilli, che se Questo è dovesse... sicuro al 100%, la stufetta infatti eccola qua è funzionante, questo inverno andiamo in montagna, questo è funzionante. Sì. Questo è sicuro al 100%, se succede qualcosa si ferma, il gas è automatico, si stacca da solo. Si stacca in Sì. automatico. Ecco, questa è un'ottima cosa che io non sapevo, devo ancora valutare con il Qui c'è una mio. valvola, quando si raffredda chiude il gas. Ah, ecco, Quando via di accendi fa. via. Quando Ma accendi fa. La eccola padrona. la padrona Nadia, carissima Nadia, che fa dei lavoretti stupendi. Dopo vi faccio vedere su Facebook, vi mando qualche fotografia, vi faccio vedere che cosa fa e se siete interessati ad acquistare. Nadia, fate un po' di pubblicità. Faccio lavori uncinetto e bigiotteria. Uncinetto e bigiotteria, quindi poi vi manderò la pagina di Facebook di Nadia e vi faccio vedere alcune foto, Ok, così se grazie. siete interessati, insomma, aiutiamo l'artigianato italiano. Locale. Locale, Questa è locale. una modifica che ho fatto io. Ah, bene, è un turbovent Sì, modificato. esatto. A te ne intendi allora. Però No. questo è comodissimo. Scusa il Questo disordine, ma sta un po' in non consuma disordine. Ma è niente. normale, in campeggio si sta in disordine. Poi c'è qua un pannello solare da 450 watt. Ci sta, eh. Ah, Pannello ecco, grandissimo è che sta sopra. enorme sopra. Questo infatti carica senza nessun Cilla che porto problema, eh. tanta roba, a me piace portarmi i vestiti, appresso, tanto mangiare, non deve Embe. mancare Si va niente. sempre qua, c'è pieno dappertutto. Io vado a uscire, È un bagno, credo che sia come il apri la tuo cosa. questo. Sì, il Più o meno, bagno, è uguale al tuo, sì, mi sa. fammi vedere, sì, il lavandino sì, ma cambia qualcosina, però alla fine sì, come grandezza ci siamo. E c'è la doccia volante, si allunga quella e si fa la doccia qua, in poche parole, mai Sì, capito? C'è quello che si allunga, il rubinetto. anch'io c'avevo la doccia, ma l'ho tolta. Natalia, Natalia, nati per il aprila e canale. guarda se c'è quanta roba c'è. Vai, facciamo vedere quanta roba. Ecco, non manca niente, la pasta non manca. Pasta, tonno, bistecca, tutto. Ecco, a posto. Beh, giustamente se si sta in Guarda, vacanza così funziona. Ecco, proprio roba, ma è come si fa? strapieno, Ma come questo si fa? camper è Guarda, strapieno. ma che vuoi? Lui ha Vedi? comodità da Vedi? cucinare, non mi piace cucinare con una pentola sola, io devo A cucinare. parte i cassettoni che uno lì Piace l'altro. cucinare purtroppo.
Qua comunque buoni c'era, piatti qua c'è e un buoni altro... dolci. Bravo. Via da, di pasticceri. Eccola. Qua c'era un altro tavolino come questo, lo monti. Sì, 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 questo ce l'ho pure io col tavolino. Sì, tavolino. Che io ci ho fatto adesso, vabbè, adesso ci ho messo il tavolino in questo momento e di qua ci ho fatto invece il letto, più che altro adesso sono da sola, quindi lo tengo giusto per fare il riposino pomeridiano. Ecco. Il pomeridiano. Allora mi stava dicendo di questo turbo vento originale che mi fa impazzire. Ma questo l'ho fatto io, poi uno di quello della stufetta, questo qua, e questo non consuma niente. Qui è a bassissima cosa, mai capito? E va a 12 volte. Ma questo è ingegnoso. Prende l'aria dall'esterno, vedi? Ah, prende l'aria. Questa, la presa dell'aria sta qua all'esterno, sta, questa qua è. No, è fantastico. Questo è proprio, guarda. È fantastico. Allora, dovete sapere, tra altre cose, che questi signori stasera mi hanno invitato anche a cena. Ci facciamo due spaghetti? Aglio olio e peperoncino. Allora, eccoci qua. Ci troviamo davanti al camper del signor... Gianni, di che anno è questo camper? 94. Del 1994. 18-11-94, quando sono nato io. Perfetto, no, quindi... Io sono del 94, però il giorno... La data, il giorno, insomma, ok, perfetto. Vogliamo fare dentro un tour per vedere com'è il tuo camper vintage, il nostro vecchietto? Ok. Sì, sì. Allora, belle scale, devo dire, perfetto, bellissimo, permesso. Prego. Ah, ovviamente qui lo usate come... Ripostiglio, va bene. Ok, facci... Vabbè, vediamo qua dei bei cassetti abbastanza ampi. Sì, c'è vabbè, lì la TV. Perfetto. Vabbè, il frigo... Il frigorifero è quello che hanno un po' tutti, è trivalente. Sì, è trivalente, sì. Ok, questa è l'apertura pure. Ah, c'è questa cosa qui che chiude però. Quindi non vi permette comunque l'apertura totale? Ah, beh no, questo, qui c'è il gas, quindi nel senso non ha importanza. Ok. Quindi qui c'è il gas. Ok, poi... Vabbè, la dinette va benissimo. Ok. E qui abbiamo l'altra dinette che poi diventa letto praticamente. Sì, un'altra pecca che non ha bagno con dolce, solo bagno... Bagno normale, bagno insomma. Normale, però è bello capiente, devo dire. Sì. Ah, è bello, caspiterina. No, sì, no, va bene. Ma tanto anche se non ha la doccia d'estate normalmente... Ah, sì. Ok. Il tubo fuori. Il tubo fuori, bravissimo. Invece questo è l'armadietto. Sì, l'armadietto per... Per mettere le varie cianfrusaglie che occorre, ok, che è anche abbastanza vuoto, vedo, quindi... Sì, d'estate. D'estate solo in costume da bagno. Perché facciamo in giornata, non è massimo un giorno e mezzo. Ah, vabbè, poi breve vacanza, diciamo, un po' come me, mordi effettivamente. Mordo e fuggi, io pure mordo e me ne vado. Perfetto, è veramente molto carino. Questo cos'è? Il turbo vent? Sì. Cos'è? Sì. Ah, e funziona alla grande? Sì, sì. Fa fresco? Sì. Vale a 2,20 questo oppure... No, ah, 12. Ah, quindi anche se non siete attaccati alla 220, questo va. Questa potrebbe essere un'idea perché il mio camper, ad esempio, non ce l'ha. Perfetto. Nel senso, c'è la versione fuori e sotto. Ok, perfetto. Va bene, questo è il piccolo tour che abbiamo fatto all'interno di questo camper. Allora, salutiamo il signor Gianni, io ho la memoria corta a quest'età normale. E questo che modello è? Non l'abbiamo detto. Ennag. Ennag, che è un modello...
tedesco? Io non mi intendo. Modello Enac, ok, va bene così. Grazie Gianni, sì, prego. Ci vediamo sul canale, va ok? Bene, grazie, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Oh, mo sì che si ragiona, basta così, sono a dieta perenne. Sono a dieta. Lunedì ricominci, non rompiamo, pure io già sto a dieta, siamo tutti a dieta. Se ricomincia. Ok, allora basta così, grazie. Che vuoi di più dalla vita?